Zitti, ha vinto la Puglia Trani. Buonasera persone in ascolto, vittoria incredibile della Puglia Trani, abbiamo aperto con un grande cantautore italiano nato proprio nella città di Trani e dunque un successo pesantissimo per 2-1 a Cesena per una squadra che è in lotta per la salvezza, resta all'ultimo posto con 7 punti, ma la squadra si avvicina all'Arezzo e a questo punto sta tornando seriamente in lotta. Vedremo se poi riuscirà a dare continuità a questo risultato. Resterà uno dei pochi alti di una stagione quasi tutta da dimenticare. Rigore di Laura Russa al sesto del primo tempo, raddoppio di Sgarabella al nono della ripresa, gol di Mack ex Sassuolo per il Cesena. Ma il Trani compie un deciso passo in avanti per la salvezza, approfittando di un weekend in cui l'Arezzo ha perso 2-0 col Verona. Sassari Torres batte Trento 2-1, anche la Sassari Torres è un altro colpo importante. Buono anche il pareggio del Genoa a Brescia per 1-1. 3-3 tra Ravenna e San Marino Academy, Tavagnacco 0, Cittadella 2, tanto che le ultime tre posizioni di classifica sono Tavagnacco 11 punti, Trento 8 e Pugliatrani 7. La zona salvezza è rappresentata dai 13 punti dell'Arezzo, i 14 della Sassari Torres, poi 19 il Genoa e 21 il Ravenna, stanno un pochettino più tranquille, però è un campionato che può riservare tante emozioni. Questo volevamo aprire così, con questa grande vittoria della Pugliatrani, meritata peraltro, quindi un applauso alla formazione ospite. Stavo subito dando un'occhiata se c'era qualche cambiamento in Serie C, ma vedo che la classifica del girone A sembra rimanere più o meno stabile, con la vittoria del Pinerolo nell'anticipo con il Pontedera per 3-0, che lascia la squadra a 4 punti di vantaggio sulla Pavia, che è stato fermato sul 2-2 dal Real Meda. La Freedom ha riposato, si ferma a 37, l'Aerobica Bergamo sale a 35 punti grazie al 4-0 con cui ha regolato il Suplano. Sembra che i risultati di tutto campo siano effettivamente veri. E poi null'altro da segnalare in questo girone, dove forse c'è la vittoria a salvezza più importante, il 4-1 del Vittuone, che così allunga sulla zona play-out, 4-1 sulla Fiamma Monza. E poi c'è il 5-3 delle Azalee sulla Pro Sesto e il 2-0 della Lucchese sullo Spezia, sono sicuramente i risultati più importanti di questo girone. Nel girone B, vittoria del Vicenza sul campo delle Boschi per 2-0, 6-1 del Bologna ad Orvieto, ormai il Bologna le sta vincendo tutte queste partite qua, cioè nonostante il Meran resta in scia che vince 5-0 col Villorba, 2-0 della Venezia sullo Jesina, 4-0 delle Lumezzane sul Porto Gruaro e per il resto non noto altri risultati importanti, sono soltanto il fatto che la San Benedettese perde per 1-0 contro la Rinascita Doccia, quindi Rinascita Doccia che sale a 8 punti, rientra nella zona salvezza andando a meno 1 dall'Orvieto. San Benedettese ultima con 4 punti, differenza reti meno 112, però per la prima volta hanno preso un gol e basta praticamente, è una sensazione che credo non provassero da tempo, ahimè. Per quanto riguarda invece il girone C, clamoroso, altro risultato negativo per il Chieti, 1-1 col Cosenza, sconfitta con la Roma calcio femminile col Trastevere, questo è 1-1. Campionato ormai da buttare. Trastevere che ha vinto 3-1 il derby contro la Roma calcio femminile, 3-2 dell'Independent contro l'Academy Sant'Agata, 6-0 del Matera a Pescara, 7-1 del Vis Mediterranea sul campo del Grifone giallo-verde, risultato pesantissimo, 3-2, vittoria faticata anche per la Res Roma sul Frosinone. Palermo vince 5-1 a Salerno e 1-0 del Lecce sulla Crotone, insomma, resta al comando la Res Roma con 10 punti di vantaggio sul Trastevere, il Chieti ormai lo salutiamo, addirittura dietro è braccato dal Lecce al terzo posto, scusatemi. Poi bene il Palermo, Roma calcio femminile, Vis Mediterranea, Independent Matera, Frosinone, in zona play-out, Grifone giallo-verde, Crotone, Cosenza, Academy Sant'Agata, buon punto per il Cosenza sicuramente, per tenere comunque sempre sotto tiro le rivali del Crotone, e poi Salernitana 7 punti, Cantera Adriatica Pescara 4 punti. Con questo possiamo direi praticamente chiudere il commento alla Serie C. Praticamente non ci resta che dare i risultati di Serie A, anche se in Serie B non ci siamo concentrati troppo, ma appunto per andare un po' più veloci ci siamo voluti concentrare sulla lotta salvezza, sulla Puglia Trani che ha vinto una partita molto importante. Andiamo a leggere subito velocemente i risultati della Serie A femminile, poi aggiungiamo un piccolo commento, visto che martedì poi sapremo sarà il calendario del pool scudetto e della pool salvezza, cioè il calendario già lo sappiamo. Sappiamo che la Fiorentina riposerà la quinta e la decima giornata perché non è impegnata in Coppa Italia, differentemente dalle altre squadre della pool scudetto. Questo è importante, chiaramente. Vedremo se ci saranno poi delle novità, vedremo se riusciremo anche a commentare questo calendario con Emanuele nei prossimi giorni. Vi terremo chiaramente aggiornati.
Ieri Inter 3, Fiorentina 1, Pomigliano 0, Sassuolo 2, Sampdoria-Roma 0-1, oggi Como Milan 0-4, Juve-Parma 2-1. Vittoria un po' col brivido per Roma e Juventus che hanno dominato però le loro partite. La Juventus prende un gol che andava annullato perché il fallo di Cambiaghi sul portiere c'era, forse c'era addirittura un fallo inizio azione su Rosucci, Rosucci che è uscita infortunata e quindi sarà da monitorare visto che è l'unica delle giocatrici che ci ha salvato la faccia nell'Arnold Clark Cup, se non la giocatrice che ci ha salvato la faccia nell'Arnold Clark Cup, quindi è un peccato perderla adesso perché una come lei può essere fondamentale in qualsiasi caso. Kranjzar all'86esimo buca Amanda Tampieri, soprannominata ai tempi della Florenza San Gimignano Amanda Serranda, oggi ha dato conferma. E poi vittoria del 2-0 su Pomigliano, un buon Pomigliano che però sotto rete non ne ha avuta neanche minimamente di precisione. Questo spiace perché la squadra ha giocato un buonissimo primo tempo, poi è stato il Sassuolo che ha avuto le occasioni più importanti, ma il Pomigliano l'ha dominato il primo tempo e poteva sostanzialmente anche portare a casa il pareggio. Bene Martinez che ha creato tanto, concretezza 0, forse le conclusioni più pericolose le hanno avute le centrocampiste Gallazzi e Ferrario, le cui qualità comunque non scopriamo oggi. È un peccato perché comunque adesso poi comunque il Pomigliano avrà solo finale, quindi sarà sicuramente un'altra squadra. Peccato perché comunque questa partita non meritavano di perderla con un risultato tra virgolette così pesante, anche se è vero che Sassuolo ha preso un palo e una traversa, chiaramente ha divorato due gol davanti al portiere, uno con Kleiland nel primo tempo, l'altro con Sabatino che però è stato messo in calcio d'angolo, quindi forse gran parata di Zetinha. Però insomma il Pomigliano la partita per quei 50 minuti l'ha fatta, poteva meritare qualcosina in più. Poi nel calcio però i gol si segnano, se vince chi segna e purtroppo il Pomigliano non ha segnato e di conseguenza non ha potuto vincere. 4-0 del Milan sul Como, pochi commenti, il Como è una squadra che probabilmente è andata un po' in debito d'ossigeno, probabilmente in questa parte di campionato, una squadra che spende molto dal punto di vista fisico, probabilmente con delle giocatrici che non sono ancora abituate, è chiaro che magari questo periodo è stato poi interlocutorio nell'attesa di arrivare poi appunto alla pool salvezza, ma comunque una squadra da tenere d'occhio comunque nelle prossime partite. Il Milan è stato devastante, Martina Piemonte ha trovato due gol, ha provocato l'autorete di Lippmann, quarto gol di Vigilucci, poco poco da dire. Volevo concentrarmi invece di più su Inter-Fiorentina, che secondo me è la partita sulla quale dovremmo concentrarci per una serie di questioni. Intanto perché è stata una delle gare con l'intensità più alta nella storia del calcio femminile italiano, perché le due squadre avevano giocato a tutta sin dal primo minuto, sino agli ultimi minuti, praticamente quando poi Alborghetti ha trovato il 3-1 all'86esimo. Ed è stata una partita bellissima. È stata una partita in cui le squadre hanno giocato a viso aperto, pur avendo, soprattutto la Fiorentina, non avendo alcune delle giocatrici per le quali poter giocare con una partita del genere con questo ritmo, nel senso le centrali viola sono tra le più lenti, la difesa più lenta, quella della Fiorentina, delle prime 5 del campionato, non è la prima volta che lo diciamo, non è la prima volta che lo sosteniamo e non è la prima volta che si vede per la verità, che finché parte Chawinga, che puoi dire ok, Chawinga è veloce negli spazi aperti, ok, ha fatto centrocampo all'area, ha irriso un po' tutte, Tuccieri non ci ha capito niente ed era quella che è arrivata all'ultimo secondo, Tortelli è stata irrisa, Schlotterbeck poteva far di più ma non era in giornata ieri, Schlotterbeck non ha avuto particolari colpe sui gol, sul 2-1 forse poteva tentare un mezzo intervento, 3-1 l'ha presa in controtempo, però anche su un gol annullato a Chawinga, che è stata l'unica cosa che ha fermato l'attaccante nerazzurra, anche lì aveva commesso una mezza papera, quindi insomma non una giornatona per lei, ci sta chiaramente, ma bisogna sottolineare comunque questo fatto. Poi, gol dell'1-1 invece da fermo, cross da sinistra, la difesa che si piazza male, Tortelli sbaglia il piazzamento, Tuccieri è in ritardo, Chawinga da pochi passi fa 1-1, anche lì Schlotterbeck forse poteva uscire e intervenire leggermente meglio. E anche lì si poteva intuire cosa fare. Però quello che ho letto dopo la partita che mi ha fatto dire Inter-Fiorentina dovrebbe essere l'argomento principale di questo video. Tutti i commenti, quasi tutti i commenti che ho letto, erano per Panico Out. Esattamente perché? Vorrei chiedermi perché Panico Out? Cioè, per due sconfitte consecutive contro Inter e Juventus che hanno una rosa 10 volte più forte rispetto a quella della Fiorentina? È vero che la Fiorentina ha vinto 3-1 col Milan alla prima giornata di campionato e ha fatto 0-0 con l'Inter alla nona, cioè all'ultima giornata del girone di andata. E poi ha perso 6-1 col Milan, 7-1 con la Roma, due partite sbagliate completamente. Poi ha perso 3-0 con la Juve.
e 3-1 con l'Inter. Forse la gara con l'Inter è stata quella in cui si è visto più il livello della Fiorentina alzarsi per andare a pareggiare le prestazioni di una squadra che è la rosa più forte. Quindi panico out esattamente perché, cioè, adesso non è che la classifica vedi la Fiorentina al terzo posto e allora in automatico la rosa della Fiorentina diventa una squadra per lottare per quel posto lì. No, no, no. L'abbiamo visto quali sono i valori del campionato, che poi la prima fase potesse essere un pochettino più, tra virgolette, equilibrata, i valori per uscire nelle pool, abbiamo detto a inizio anno, ed è anche giusto così, e lo stiamo vedendo. Abbiamo visto che l'inizio del campionato è stato leggermente diverso rispetto agli anni scorsi, poi adesso direi che i livelli si sono stabiliti, perché a inizio anno avevamo Sampdoria che comunque era lì con il Milan, il Pomigliano quando aveva vinto con le rossonere si era riportato lì e un po' a ridosso delle prime 5 posizioni, ma sono stati poi due casi sostanzialmente. Le prime 5 hanno fatto un campionato a parte, le ultime 5 hanno fatto un campionato a parte, ma è normale, altrimenti non dividevamo in pool scudetto e in pool salvezza, sarebbe stato inutile. Invece il fatto che il campionato già alla fine del girone d'andata fosse diviso in due praticamente con la certezza che sarebbe finita così, vuol dire che era giusto dividere nelle due pool. Forma che tra l'altro ho già sentito critiche e non è neanche cominciato. Partiamo bene, direi. Aspettiamo, vediamo, vediamo. Se già si sta parlando che fra 2 anni la Serie A possa tornare a 12 squadre e campionato a girone unico, rimossi le due pool. Però almeno vediamo questa come va. Cioè, queste critiche tanto per criticare, tanto per fare un format non chiaro, il format è chiarissimo. Poi non so se per qualcuno non è chiaro, quello è un altro discorso, ma il format c'è, è stato approvato, lo sappiamo e stiamo vedendo un bel campionato, perché non si può dire che non sia bello questo campionato, tra l'altro è aperto. Tra l'altro è un campionato aperto. Fosse stato un campionato a 12 squadre, probabilmente adesso avremmo già saputo chi avrebbe vinto il campionato. E saremmo qui a lamentarci, però magari con la pool sarebbe stato tutto aperto, quindi, perché la conosco questa gente qua. Se polemizza per questo, polemizzerà anche col lato opposto. Fattuale, fattuale. Quindi d'accordo, cioè, la Fiorentina è stata la squadra più equilibrata delle prime 5, tolte Roma e Juve, che fanno un campionato a parte. Nessuno mi venga a dire che la Fiorentina ce la si aspetta pari alla Juve o alla Roma, perché a questo punto, cioè, a questo punto sono io che non capisco niente a questo punto, perché, cioè, come fai a dirlo? È la squadra migliorata di quella che ha fatto il settimo posto l'anno scorso. Ha battuto quelle sotto di lei in classifica, ha sfruttato quei momenti in cui il Milan doveva ancora sistemarsi, ha battuto 3-1. L'Inter, la prima gara senza Chawing, è stata quella con la Fiorentina, ottimo 0-0. Tra l'altro l'Inter ha dominato un po' di più, rispetto alla Fiorentina ha giocato di più l'Inter, ha avuto più occasioni. Poi entrambe sono divorate un gol, hanno preso un legno la Fiorentina, 2 o 3 le ha presi l'Inter, quindi insomma. Però la rosa della squadra viola, bocchette a parte perché fa un altro campionato, non è all'altezza delle prime quattro. E non lo scopriamo oggi. Non lo scopriamo oggi, anche perché un centrocampo con una squadra che si rinforza prendendo Zamagnan e Hammarlund e non prende difensori dietro, non può lottare poi troppo per le altre posizioni. L'abbiamo detto anche nel confronto del Milan, come arrivano i tifosi del Milan che dicono Ganz sbaglia perché il Milan ha la rosa da scudetto. Il Milan non ha la rosa da scudetto perché non ha la difesa, non ha ricambi in difesa. L'abbiamo detto più volte, il campo lo sta dimostrando, eh? Il campo lo sta dimostrando. Poi i risultati del Milan, alcuni non sono un caso, comunque perché le vittorie con la Juventus non le ottieni per caso, chiaramente. Però non è una squadra, il Milan, che possa dire si può vincere il campionato perché non ha la difesa. Cioè ha la difesa, ha quelle quattro giocatrici che giocano sempre loro, se ne dovesse rompere una restano in tre e non ci sono altri ricambi perché giocano sempre loro. Devi avere dei ricambi per lottare per lo scudetto, devi avere due formazioni sostanzialmente. Chi può permettersi in Italia di schierare due formazioni? La Roma e la Juventus. La Juventus neanche troppo perché ha ceduto qualche elemento di troppo in questa sessione di mercato invernale, però può permettersi comunque di schierare una seconda squadra e risultare comunque competitiva rispetto alle altre, non solo della pool scudetto, ma anche poi rispetto a tutte le altre della pool salvezza, chiaramente. L'abbiamo visto oggi contro il Parma, alla fine a un certo punto Tanistrom che ha sfiorato anche un gol, tra l'altro impegnando Cappelletti, poteva essere 3-0 tra l'altro in quella situazione lì, Cappelletti che ha fatto un'altra gran partita oltre a Tampieri tra l'altro oggi.
Ma la rosa, appunto, della Fiorentina non è all'altezza delle altre. Si è trovata lì la Fiorentina perché ha vinto le partite che doveva vincere e le altre non hanno vinto le partite che dovevano vincere. Chi ha pareggiato contro il Como delle prime 5? Juventus, Inter, Milan. Chi ci ha vinto? Roma e Fiorentina. Chi è che ha perso punti con le piccole delle prime 5? La Juve che si è fatta infilare con due pareggi col Sassuolo. Il pareggio col Como, le due sconfitte col Milan, non che sia piccolo il Milan, chiaramente, però stiamo analizzando i punti che ha perso la Juventus. La Roma, a parte le due gare con la Juventus, le ha vinte tutte. L'Inter ha pareggiato col Como, che tra l'altro poteva anche vincere il Como, che è stato annullato un gol buono, così come poi è stato annullato un gol buono all'Inter nella gara con la Roma. E la Fiorentina contro le piccole non ha mai perso punti. La differenza l'ha fatta questa. Poi negli scontri diretti ha perso perché le squadre sono più forti. Più forti, poi se la Fiorentina quando ha le occasioni le concretizzasse anche non sarebbe neanche male. Perché al 63esimo Piazza fa la classica uscita che dimentica di prendere il pallone. Bocchete si trova con la porta spalancata, due difenditrici. Opta, non si fida di tirare, opta per un passaggio all'indietro e lo calibra malissimo per Ammarlund e così l'azione sfuma. Kajana al 70esimo ben imboccata da Bocchete. Spara un sinistro centrale e lì Panico che colpe ha? Che tra l'altro se la mettevi in attacco Panico quel gol te lo faceva, per inciso, perché è una delle migliori attaccanti della storia del nostro calcio, lo dicono i numeri tra l'altro, quindi non lo so, non capisco questa cosa di Panico out, che poi è una delle allenatrici, intanto inesperte ancora, perché questo è il suo secondo anno, le è andata una panchina importante e questo è il suo secondo anno. Spiegatemi come Panico con questa rosa poi e l'inesperienza come fa a lottare per l'Europa, cioè è utopia, ma arriviamoci però, cioè non facciamo discorsi da bar, se vogliamo parlare seriamente di calcio femminile, vogliamo che il movimento cresca e tutto, non possiamo fare queste chiacchiere da bar, perché sono chiacchiere da bar dire che la Fiorentina è una squadra che può lottare per la Champions League e altro, cioè la classifica è stata quella, ma se la Fiorentina ha lottato per la Champions League. E c'è stato il pensiero che la squadra potesse fermare la Juventus, sarà perché la Juve non è stata brillante, non perché la Fiorentina abbia la squadra forte. Cioè è una squadra competitiva quella della Fiorentina, ma non è una squadra per andare in Champions. Poi è una squadra che può giocare con l'intensità che abbiamo visto ieri, le servono quattro giocatrici perché non puoi avere Tuccieri e Tortelli e basta dietro, perché ti serve gente veloce e Tuccieri e Tortelli non lo sono. Non lo so, non sono veloci. Per giocare a certi livelli ti servono comunque delle caratteristiche di atletismo sulle quali bisogna puntare, però è un'allenatrice che ti sa giocare con quell'intensità lì. E lei, nella sua idea di calcio, c'è proprio il gioco aggressivo. L'ha detto più volte, c'è un'intervista di ottobre 2021 del nuovo calcio in cui esprime praticamente la sua idea di calcio ed è questa. Ed è questa, sono cinque che in Italia gli allenatori che possono giocare con un'intensità del genere. Guarino, Morace, Bavagnoli, che però non fa più l'allenatrice, fa la dirigente sportiva, c'è Spugna e poi c'è Panico. Perché questa intensità qui è quella che dovresti avere come minimo, come livello minimo, dovresti prenderla per, ad esempio, per la pool. Cioè tutte le partite della pool dovrebbero essere giocate con questa intensità, come minimo. Se poi si alza anche ancora meglio, perché poi in Europa il livello è questo, eh. Se vuoi andare in Europa, il livello è questo. La Fiorentina ha capito come giocare, però non ha le giocatrici ancora per farlo. Cioè, non che sia da buttare la rosa della Fiorentina, chiaramente, però va rinforzata. Va rinforzata. E se non hai rinforzi, non puoi pensare poi di lottare o fare chissà cos'altro. C'è il rischio, è vero, che dopo un bel campionato come questo, la Fiorentina rimanga con un quinto posto che può sembrare anonimo rispetto a quanto si è visto. Però cioè, arrivavi da un settimo posto in cui hai rischiato di retrocedere, però cioè la Fiorentina sta ponendo le basi, ma per arrivare ad alti livelli bisogna man mano mettere i giusti piani, perché anche comprando una squadra di sole giocatrici forti non è detto che poi la Fiorentina vinca lo scudetto o vada in Champions League, perché la gente forte va saputa amalgamare, cioè ci vuole gente forte ma anche certe giocatrici che siano funzionali come il discorso per la nazionale, secondo un'idea di gioco. È così, cioè il calcio funziona così, quello serio. Poi c'è il calcio da bar, quello è un'altra cosa, sono chiacchiere che non ci devono riguardare. Ma bisogna comunque tenere in considerazione questi discorsi.
Poi, se vogliamo dire che la Fiorentina è la squadra più forte del mondo, che è allenata da un incapace, siete pure liberi di dirlo, però non è vero. Però non è vero, il discorso è quello. Chiudiamo questo episodio di Calcio Femminile Week con la Omloop femminile, vittoria per Lotte Kopecky in solitaria davanti alla compagna di squadra Lorena Vives, che gestisce molto bene la volata conclusiva 1-2 SD Works e prima classica femminile archiviata per la stagione di ciclismo. Direi che è un ottimo risultato. Con questo ragionamento, con questa riflessione, chiudiamo l'episodio attuale di Calcio Femminile Week. L'appuntamento a questo punto durante la settimana non lo so, settimana prossima c'è la Coppa Italia, vedremo come gestirla, perché ci sono le due semifinali di andata, e poi abbiamo tutta una pool da commentare. Si parte il 18 e 19 marzo, Calcio Femminile Week probabilmente tornerà il 20 marzo. Grazie per averci seguito e l'augurio di una buona serata.